Ciao a tutti e benvenuti a 5 News, il programma che vi racconta le 5 notizie più cliccate su qdpnews.it. La quinta notizia più letta della settimana arriva da Segusino. Esce di casa e non fa ritorno. È stato ritrovato il corpo della 63enne scomparsa la scorsa settimana dopo la consueta passeggiata mattutina. Alla numero 4 troviamo una notizia che arriva da Miane, dove al giardino al brolo del ristorante da Gigetto si è tenuta una particolare serata dedicata alla lotta contro la fibrosi cistica, in ricordo di Daniela Santon e del padre Dario. Alla numero 3 troviamo lo sfortunato incidente che ha coinvolto Daniele Grispan, ustionatosi mentre stava per accendere il camino degli impianti sportivi di Cison di Valmarino. Alla numero 2 troviamo la giornata ricca di emozioni per il 25esimo anniversario dell'azienda Eclisse di Pieve di Solivo, festeggiato nella location di Castelbrando a Cison di Valmarino. La notizia più letta su qdpnews.it di questa settimana arriva da Valdo Biadene. Boom di visualizzazioni e di mi piace su Facebook per Valdo Biadene on Ice. 5 weekend nella città del Prosecco Superiore per pattinare nella magnifica cornice di Piazza Marconi.